Non è tanto una questione di chi ha ostacolato la vigilanza, ma di chi proprio non ha vigilato. L'onorevole Maurizio Bianconi commenta così l'assoluzione degli ex vertici di Banca Etruria per il primo filone dell'inchiesta sull'istituto di credito aretino. Bianconi attende ancora risposta alla sua interrogazione parlamentare riguardante proprio la vicenda Etruria. Sono lieto che se la siano cavata. E questo è il lato umano. Il lato giudiziario, diciamo che è un problema di meno. È una cosa della quale non dovremmo più occuparci, perché non c'è tanto l'ostacolo alla vigilanza, quello che contava per me, ma la vigilanza non fatta è quella che conta, perché è troppo comodo lavarsi la coscienza dando la colpa a Tizia Caio, quando in effetti è mancato quello che doveva esserci. In più devo dire che ancora aspetto qualcuno che mi dica cosa si fa a Billy Smaghi e a tutti quelli che hanno orchestrato a fini propri, almeno per quello che sta nella mia interrogazione, che nessuno ha risposto, la rovina di Cotesta Banca, perché il giallo non è finito qui, soltanto che più in fondo non ci vuole arrivare nessuno. Quindi secondo lei, diciamo, gli ex vertici sono un po' dei capri espiatori? No, gli ex vertici hanno indubbiamente delle responsabilità, ma io dico che tutto questo è stato, mentre questi si avvicinavano al precipizio, la spinta bene bene gliel'hanno data per altri scopi, altre gente. E pare questo nome di Billy Smaghi torna in continuazione, l'attuale presidente di Chiantibanca. Il governo non mi risponde, la magistratura non fa niente. E la vigilanza ha fatto finta di niente, la Consob ha fatto finta di niente, oltre che la Banca d'Italia. Ma vedete cosa succede al Montepaschi, che è una cosa di stretta connessione con questa. Montepaschi, vecchia banca del Partito Comunista, utilizzata a fini politici da D'Alema, da tutti, oggi non serve più e la fanno fuori perché deve venire Chiantibanca, che è di un'altra cordata, di altra gente, e deve assolutamente occupare il territorio. Quindi via Montepaschi, via Banca Etruria. Tuvo anche il commento dell'associazione vittima del salvabanche. Giudichiamo inammissibile e vergognosa l'assoluzione, commenta la presidente Letizia Giorgianni. Quello di oggi è un colpo durissimo per i risparmiatori.